Mario Melchionne è ormai muro contro muro con il commissario della SLA di Avellino Sergio Florio, che però vi ha garantito che scriverà una lettera al governatore Caldoro. Lei ci crede? Ma il problema non è se la lettera la scrive o non la scrive Florio. Secondo me questa lettera andava già scritta un po' di tempo fa, non bisognava aspettare la scadenza dei contratti e che ci fosse l'incontro di stamattina. L'ingegnere Florio conosce questo problema da anni, quindi avrebbe già dovuto impegnarsi precedentemente con la regione per avere l'ok sulla proroga. Il problema è che l'ingegnere Florio continua a trovare motivazioni che non trovano nessun collegamento con la realtà. Lui dice che è la regione che non lo autorizza, la regione dice l'esatto contrario, lui è autorizzato come direttore generale a fare la proroga dei contratti, quindi si tratta di una sorta di scarica barile a danno dei lavoratori, che queste persone oggi sono nell'incertezza più totale. Io non credo che l'ingegnere Florio possa continuare a giocare su due tavoli, deve venire allo scoperto e deve fare la proroga ai contratti di lavoro. Voi appunto avete chiesto questa proroga di contratto per 17 lavoratori fino alla fine dell'anno? Sì, fino a dicembre, e poi in questi sei mesi c'è il tempo per lavorare nei confronti della regione per vedere che cosa si può a quale soluzione si può arrivare per questi lavoratori, ma non garantire oggi il lavoro, non garantire lo stipendio e soprattutto mettere in discussione i livelli essenziali di assistenza sul territorio, perché lo stesso Florio ha riconosciuto l'importante lavoro che fanno queste 17 unità insieme agli altri lavoratori, cioè significa creare anche un danno alla sanità irpina, e io non credo che l'ingegnere Florio può andare a Napoli soltanto per dire che ha risparmiato 22 milioni di euro, prendersi il bravo da parte di Caldoro, magari pure qualche medaglia e qualche premio di risultati a scapito dei cittadini irpini e dei lavoratori della sanità irpina. Enzo Petruzzello, voi non mollate nonostante Florio abbia garantito che scriverà una lettera a Caldoro, lei ci crede? Il problema non è la lettera che scrive, intanto la poteva già scrivere prima perché il problema è vecchio. Il problema è che noi abbiamo proposto a Florio di fare un documento comune dove insieme chiedevamo alla regione la proroga, perché c'è la necessità che i posti che occupano questi lavoratori mettano in discussione anche la qualità del servizio. E siccome dopo che ha risparmiato 22 milioni, non penso che 140-150 mila euro sono il problema della regione Campania, siccome Flori invece vuole portarsi la medaglietta del risparmiatore, noi siamo qui in assemblea permanente e chiediamo a Flori e alla regione di mettersi d'accordo loro, perché noi non molleremo, non è possibile che solo in provincia di Avellino non vengano prorogati questi contratti, mentre in tutte le altre province è stato fatto. Si sta giocando sulla pelle dei lavoratori? Ancora una volta, cioè Flori è quello che ha tagliato, perché risparmiare 22 milioni significa tagliare i servizi, significa risparmiare sulla pelle dei cittadini di Avellino, e quindi noi non possiamo permettere, cioè non possiamo permetterci che la regione ci sbatte di nuovo la porta in faccia, ci chiude gli ospedali, adesso ci chiude i tribunali, non ci dà la proroga ci dà il blocco dei turnover per l'ospedale, cioè la sanità è in ginocchio, questi lavoratori che da sei anni stavano presso questo, adesso addirittura si ricorda che sono illegali, perché non hanno fatto, e fino adesso perché non hanno denunciato, se da sei anni questi lavoratori hanno coperto spazi e hanno offerto ai cittadini la possibilità di una gestione corretta dell'ASL? Ma io credo che la cosa che dobbiamo evitare è il muro contro muro. La proposta che ho fatto all'uomo unitario andava proprio in questa direzione, cioè la verbalizzazione dell'esito di un incontro dove l'ingegnere Florian, come quale direttore generale dell'ASL, prendesse atto della indispensabilità di questi lavoratori per fornire un servizio utile ai cittadini e per non interrompere questo servizio, prendere atto delle rivendicazioni di proroga che provengono dai lavoratori e dal sindacato, chiedere su questa verbalizzazione l'assenso da parte della Regione Campania, poteva cominciare a smuovere le acque. Invece assumere posizioni separate credo che non porti con immediatezza a un risultato positivo, mentre invece credo che anche lo stesso Florio debba mirare a un risultato utile per gestire meglio l'ASL e per garantire i servizi ai cittadini.